La leggenda narra di un guerriero leggendario, la cui abilità nel Kung Fu era materia di leggenda. Viaggiava per il paese in cerca di degni antagonisti. Vedo che ti piace mordere. Forse dovresti mordere la polvere! Il guerriero non disse nulla, aveva la bocca piena. Poi inghiottì. E poi parlò. Basta parlare. Combattiamo. Shashamui! Era così micidiale che i suoi nemici venivano accecati dall'abbaglio di tanta miticità. I miei occhi! Troppo mitico! È attraente! Come possiamo ripagarti? Non c'è prezzo per la miticità, neppure per l'attraenza. Per quanti nemici affrontasse, nessuno lo eguagliava in tostaggine. Mai prima di allora c'era stato un panda tanto temuto e tanto amato. Perfino i più eroici eroi di tutta la Cina, i cinque cicloni, si inchinavano davanti a questo grande maestro. Spaparanziamoci. Concordo. Ma lo spaparanzo doveva attendere, perché quando affronti 10.000 demoni del Monte Demone, c'è una sola cosa che conta, ossia... Oh! Alzati! Farai tardi al lavoro! Cosa? Molto bravi allievi. Se l'intento era quello di deludermi. Tigre, ti occorre più ferocia. Scimmia, maggiore velocità. Gru, altezza. Vipera, sottigliezza. Mantide. Maestro Shifu. Che c'è? Si tratta di Maestro Oogway. Vuole vedervi. Maestro Oogway, mi avete convocato? Qualcosa non va? Perché deve esserci qualcosa che non va per voler vedere il mio vecchio amico? Allora, tutto a posto? Beh, non ho detto questo. Dicevate? Ho avuto una visione. Tai Lung farà il ritorno. Questo è impossibile. È in prigione. Nulla è impossibile. Zhang! Vola alla prigione di Shargom e gli di raddoppiare le guardie, raddoppiare le armi, raddoppiare tutto! Tai Lung non lascia quella prigione! Sì, maestro Shifu! Spesso ci si imbatte nel proprio destino sulla strada presa per evitarlo. Dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo lasciarlo marciare sulla valle per vendicarsi. La tua mente è come quest'acqua, amico mio. Quando viene agitata, diventa difficile vedere. Ma se le permetti di calmarsi, la risposta ti appare chiara. La pergamena del drago. È il momento. Ma chi? Chi è degno di vedersi affidato il segreto del potere illimitato, di diventare il guerriero dragone? E io che ne so? Questa è la pergamena del drago! Oh no! È vuota! Shifu! Tai Lung! Preparati a subire la mia ira!
certo, perché il vero potere del guerriero dragone è nel cuore, non nella pergamena. Tieni, vipera, ecco la pergamena del drago. Maestro Uguay, è il momento di eleggere il guerriero dragone tra i 5 cicloni. È lui! Sì! Sì! Dai! Maestro! Maestro! Che cosa succede? Ho un brutto presentimento, Shifu. Credo che Tai Lung sia uscito di prigione. Oh no, com'è possibile? Maestro, mi devi aiutare, come possibile? Non ho abbastanza tempo. Devi pensarci te, Shifu. Ti affido il compito. Non riuscirai mai a prendere. Io sono più forte di te, ci riuscirò. Parla. Siamo i 5 cicloni, non ti potrei sconfiggere. Invece ce la farò. Tai Lung, non mi potrai sconfiggere. Io sono Shiryu. Non... Ma non c'è niente. Il segreto del Kung Fu è dentro di noi. What touch! Distinguerà delle sue grandi abilità nelle arti marziali. So già che ci sono 5 allievi tra di voi che si sono distinti di più. Vipera, scimmia, tigre, mantide, prego, ora vi addestrerete con il maestro Shi. Va bene. Mantide più alta. Va bene. Gruppo più veloce. Oh, quando sono partito delle nevi, eh? Sì. Ehi, non pensi di andare? Vai. No, ti prego! Sono libero! Shifu, sono troppo vecchio. Non ce la faccio più. Ah!
debita. Scattusci! Ah! Oh no! Sei in grado di leggere la pergamena di Yara? Grazie mille, maestro. Ma è vuota! Maestro dragone, ma non so, non c'è scritto niente, non so come fare. Come posso leggere una roba del genere? Secondo me la risposta è dentro di te, signore, perché non c'è scritto niente, ma puoi scriverci tu qualcosa. Quindi c'è una risposta qua dentro. Grazie. Un giorno il vecchio Uwei, il più onorevole saggio della Cina e in passato grande maestro di Kung Fu, chiama a raccolta l'intero villaggio perché ha deciso di trovare e nominare il guerriero dragone, cioè il miglior praticante di arti marziali e l'unico degno della pergamena del drago, in grado di donare incredibili poteri a chiunque la legga. Vengono quindi selezionati e ammessi nel tempio 5 guerrieri di incredibile bravura, chiamati 5 cicloni: Tigre, Gru, Vipera, Scimmia e Mantide. Mentre i 5 cicloni vengono addestrati dal maestro Shifu e eccellere in tutte le arti marziali, non senza qualche difficoltà, il guerriero Tai Lung, un leopardo delle nevi, ex allievo di Shifu e Uwei, evade dalla prigione in cui era stato rinchiuso 20 anni prima per ottenere la pergamena del drago. Nel tempo, i 5 cicloni impararono a conoscersi e ad apprezzarsi, trovando nelle parole di Uwei il coraggio di proseguire il loro addestramento nel tempio, scoprendo che anche Shifu aveva cresciuto Tai Lung come un figlio e che il suo comportamento freddo e distaccato è causato dal suo ruolo nel tradimento di Tai Lung. Poco dopo però, il vecchio maestro Uwei muore a causa dell'età avanzata, strappando a Shifu la promessa di credere nella leggenda del guerriero dragone e di trovarlo. Intanto, Tai Lung raggiunge i pressi della Valle della Pace e si imbatte nei 5 cicloni, che ingaggiano con lui in un duello spietato di arti marziali. Tai Lung riesce però ad avere la meglio su quasi tutti i componenti del gruppo, ad eccezione del protagonista della storia, che rimane dunque la sola speranza rimasta a fermare Tai Lung e la sua follia distruttiva. E adesso si è appena rivelato degno di prendere la pergamena, che gli darà il potere che confermerà il suo ruolo di guerriero dragone. Purtroppo però, tutti i presenti scoprono con orrore e sgomento che la pergamena è in bianco. Shifu, credendo che sia tutto finito, decide di rimanere da solo a combattere Tai Lung, per dare il tempo agli allievi di mettere in salvo gli abitanti del villaggio. Mentre si allontana col padre però, il protagonista della storia comprende che il vero potere non viene dalla pergamena, ma dalla volontà di continuare a migliorarsi anche quando si pensa di aver raggiunto i vertici del Kung Fu. Così, riconquistata la fiducia in se stesso, torna al palazzo di Giada per affrontare Tai Lung. Durante lo scontro, Tai Lung ruba la pergamena a Po, ma scopre che il potere della pergamena è inesistente. Furibondo, il leopardo tenta di uccidere il protagonista colpendolo più volte, senza riuscire a stenderlo, e anzi viene sconfitto definitivamente con la mossa segreta del Kung Fu. Ottenuto il rispetto del tempio e del villaggio come maestro del Kung Fu, il protagonista della nostra storia torna al palazzo di Giada per dedicarsi al suo nuovo ruolo. Chi potrà essere secondo te il guerriero dragone? Per me è scimmia. La scimmia dici? Però secondo me la mantide è più agile, anche la tigre, come puoi vedere, è più forte a combattere. Dobbiamo decidere in fretta. Oh no, no, si è liberato! No, Tai Lung! Fermo! No! Come faremo? Oh, yeah. Oh, dobbiamo comprare.
Dobbiamo sconfiggerlo! Oh, tu! Oh, si pronto, ho insegnato te! Chiunque tu sia, muori! È impossibile, non riusciremo mai a sconfiggerlo! Shifu, sto arrivando! Se davvero vuoi essere il guerriero dragone, mi dovrai rubare un raviolo. Davvero? Già ieri sera me ne sono fatti un sacco, dai. Oh. Dove vai? Fermo. Schivatevi. Preso. Allora forse sei davvero tu. Limato, è vuota. Non te la farò mai prendere. Questo lo vedremo. E c'entra? Ma non c'è niente. Shifu, non sei più quello di una volta. Adesso per la rabbia distruggerò tutto il mondo. Vedremo. Fermo. Shifu, ti ha insegnato bene. Ma davvero? Ho finito sotto. Sono già andato in bagno. Balzone, sono schifoso. Sei mio freddo. Questa la pagherai! No. Avanti! No! I disfuzzi no! No! Taelung, mi spiace, finito. Sono io il guerriero dragone. No. Andrai meglio la prossima volta.